Siamo con Roberto Paganna di Baccaro Fritto, noi che transitiamo praticamente tutti i giorni qui in Riva Vena, vedevamo appunto concittadini e non solo, anzi soprattutto turisti, dire chissà quando riaprirà Roberto, quando riaprirà Baccaro Fritto. Finalmente il momento è arrivato. Sì, sì, finalmente è arrivato, siamo operativi già da una settimana prima di Pasqua e siamo molto felici e aspettiamo che il sole sia più convincente ancora. Nelle tue mani uno degli argomenti principali di questo ultimo periodo, ne parla ovviamente tutta Italia, le moleche. Sì, le moleche, ovviamente le nostre moleche, non quelle blu, questa è una grande prelibatezza che solo a Chioggia puoi trovare, quindi in questo momento è anche un po' difficile trovarle. Chioggia naturalmente è la capitale della pesca, delle prelibatezze collegate al mare, una Riva Vena che si ripresenterà anche quest'anno al top assoluto, ma quando si parla di top si parla di classifiche, lo ricordiamo, Baccaro Fritto per due stagioni consecutive ha vinto il Cicchettando in Riva Vena, una manifestazione che è diventata talmente importante che è diventata a livello generale un Cicchettando per Ciosa. Non voglio che tu mi faccia delle anticipazioni, ma siamo proprio nell'ultima settimana. Cosa hai preparato per la giuria? Per la giuria ovviamente è una sorpresa, non posso dirlo adesso. Abbiamo già dato l'indicazione del cicchetto che presenteremo. Quest'anno siamo in tanti, è aperto tutto a Chioggia. Ci sarà una risonanza non indifferente perché siamo una ventina di partecipanti, anche più credo. Quindi non vediamo l'ora di metterci alla prova, è un esame continuo, abbiamo già vinto due volte, diciamo che c'è un proverbio antico, non c'è due senza tre, io lo spero. Questo naturalmente è l'urlo di piacevole battaglia per quanto riguarda Cicchettando appunto per Ciosa, terza edizione, tornando però a Baccaro Fritto, tornando a quelle che sono gli aspetti appunto tradizionali e perché no, visto che non abbiamo concordato nulla per quello che riguarda questa intervista, anche le eventuali novità. Sì, beh, come novità quest'anno c'è il pane con i calamari all'interno, che è un bocadillo tipo spagnolo, per capirci, quindi che sta andando molto bene. È in lista nel menù sempre il primo premio e il secondo premio, che ricordo è il primo premio è la polpetta con radicchio dentro di Chioggia, il secondo sono i galani con ripieno di scampi alla bussola. Due prelibatezze e vediamo molte persone che vengono a chiedercele. Le immagini le stiamo dando, il contenuto pure, una cosa che invece le nostre telecamere e i nostri microfoni non possono trasmettere sono i profumi di tutte le specialità che ti stanno dando, tu esperto, veterano della ristorazione, ti stanno dando delle grandissime soddisfazioni. Sì, siamo molto felici, i profumi si respirano in tutta Riva Vena. Questo ormai Riva Vena è diventato proprio il clou tipico folcloristico di Chioggia. Si fa solo che piacere, anzi auspichiamo che anche gli altri del Corso del Popolo e quant'altri si adeguino un po' a questo trend. Ecco, più che siamo meglio è. Comunque Riva Vena alla grande. Baccaro Fritto, seguiteci naturalmente per quelli che saranno i nostri prossimi interventi, le nostre interviste con Roberto Paganna che con la troupe saremo pronti a venirti a trovare anche per quanto riguarda Cicchettando in Riva Vena. Noi ci vedremo mercoledì alle 12, io ho l'appuntamento per il Cicchettando e spero di fare una buona figura anche quest'anno. E allora diciamolo ai nostri ascoltatori, anche questa da primizia, l'orario lo ripetiamo e anzi il bello della diretta è che dobbiamo dire Cicchettando per Ciosa. Cicchettando per Ciosa alle 12 mercoledì saremo qui tutti assieme. Vi aspettiamo!